Buongiorno a tutti, se possibilmente ci accomodiamo così diamo il via a questo incontro. Buongiorno, benvenuti in questa prestigiosa sala Caduta di Nassiria nella sede del Senato, qui a Roma per la presentazione di Umanoma, il virus siamo noi, il libro scritto dal regista e sceneggiatore Carlo Fumo. Ecco, andiamo avanti naturalmente con gli interventi qui in presenza, ma diamo subito il via e diamo subito la linea al sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Pierpaolo Sileri, che è collegato appunto proprio per un'introduzione a questo incontro. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Potrei avere problemi di connessione. Ma vi seguo, eventualmente poi diciamo, interverrò più tardi. Volevo innanzitutto ringraziare Carlo Fumo diciamo, per questo testo che ovviamente richiama all'attenzione tutte quelle che sono le problematiche legate a salute e ambiente. Io credo che siano più che maturi i tempi per rimettere al centro della nostra attività politica tutte quelle che sono le attività per ridurre ovviamente i rischi, parlo del cancro in primis, ma tantissime altre patologie legate al maltrattamento dell'ambiente. Ecco, chiamiamolo così, maltrattamento dell'ambiente. Quindi lascio a voi la parola, poi magari intervengo in conclusione dopo avervi ascoltato e tiriamo un po' le somme, le fila di ciò che è stato detto. Quindi buon lavoro, sono qui, vi ascolto e grazie davvero per questi saluti introduttivi. Grazie, grazie a lei per questi saluti, questa introduzione. Ci colleghiamo eventualmente nella fase conclusiva appunto con il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri. Allora, dicevamo presentazione del libro di Carlo Fumo, Umanoma, il virus siamo noi, ma è anche l'occasione quest'oggi per portare avanti il discorso del dramma ambientale, il dramma della Terra dei Fuochi, che è un dramma che naturalmente è partito dal sud, in quel triangolo che riguarda la Campania, ma il dramma ambientale e il problema del clima attanaglia un po' tutti i territori. Ecco, dopo le numerose presentazioni fatte in Campania, questo argomento adesso arriva anche qui nella capitale, a Roma, e lo facciamo oggi non solo con l'autore, ma anche con la prestigiosa presenza del professor Antonio Giordano, scienziato, presidente dello Sbarro Institute di Filadelfia. Grazie a lui è venuto fuori, e naturalmente anche con il contributo e la penna di Carlo Fumo, è venuto fuori questo libro che vuole essere un racconto di quello che è il dramma ambientale della Terra dei Fuochi, che è partito già nel 1976, grazie alle denunce del professor Giovan Giacomo Giordano, padre di Antonio Giordano, che in tempi non sospetti aveva appunto messo in luce il collegamento tra appunto l'ambiente malato e i casi di tumore che venivano fuori. Ecco, io un primo intervento lo farei fare proprio a Carlo Fumo, all'autore, alla nascita, all'idea che è venuta fuori appunto di questo libro, idea che non è solo collegata al mondo della scrittura, ma anche al mondo cinematografico. Ecco, raccontare attraverso il cinema e attraverso il libro un dramma che non deve essere trascurato. Sì, grazie Lello, buongiorno a tutti e principalmente grazie al sottosegretario Sileri per aver promosso questa iniziativa e averci ospitati in questa sala così prestigiosa. Per noi è molto importante, parlavamo di tante presentazioni, ma forse questa è la prima vera presentazione che facciamo di questo libro, che parte da molto lontano, parte dal 2015. Era il 2015 quando con Antonio gli raccontai questa mia voglia di iniziare a raccontare la storia di suo papà dal punto di vista cinematografico, che per primo negli anni 70 aveva denunciato la correlazione tra inquinamento ambientale e le malattie. E da quel periodo non fu ascoltato praticamente da pochissimi, e quindi c'era questa voglia di partire da quell'anno e iniziare a raccontare un po' quello che era il traffico di rifiuti e tutto quello che ne viene. E ne è uscito Umanoma, Umanoma che è un libro in questo caso, ma nasceva come sceneggiatura proprio nel 2015 per poter raccontare un film che non era solamente un discorso legato alla denuncia della Terra dei Fuochi, ma che potesse poi diventare anche un progetto narrativamente di entertainment. E qui nacque questa storia che in questo periodo abbiamo adattato, tant'è che il titolo Umanoma, come vedete,
è un po' come dire questo, esagerando, questo racconto anche un po' filosofico su quello che è il mondo di oggi, su queste estensioni. Noi nel libro parliamo di estensione umano, classe dell'essere umano, no? Ci avviamo verso un futuro sempre più tecnologico e sicuramente la tecnologia potrà aiutare anche a migliorare questo mondo e soprattutto a migliorarlo anche dal punto di vista dell'ambiente, ma partendo da un, come dicevo prima Lello, partendo da un, come dire, un tema centrale che è l'etica. Diciamo che la principale fonte di ispirazione per me della vita del professor Giovan Giacomo Giordano è stata proprio la sua grande etica, e quindi penso che forse la capacità di fare autocritica di tutti quanti noi, e tenendo come punto centrale l'etica, può aiutarci a aiutare le future generazioni a poter cambiare questo mondo in meglio attraverso proprio iniziative come questa, perché prima parlavamo di tanti progetti cinematografici che si sono fatti in questi anni, mi viene da pensare alle serie più note su tematiche di questo tipo, tra virgolette, di denuncia, come è stata Gomorra, come è stata Suburra, tanto per parlare di serie italiane, e spesso si parla proprio dell'attenzione dei giovani nel vedere questo tipo di iniziative cinematografiche o seriali. E Umanoma vi consiglio di leggerlo perché è un mix, è un po' diverso, nel senso che abbiamo cercato in tutti i modi di fare anche denuncia, quello che spesso non succede, nel senso che non bisogna fare solo intrattenimento, ma bisogna cercare di denunciare raccontando la verità, mixandola anche a qualcosa di romanzato. E a volte non c'è, forse per coraggio, forse per necessità produttiva, e qui voglio salutare, permettetemi, Alessandro Bencivenni, che è un grandissimo sceneggiatore che ci ha fatto la cortesia e l'onore di commentare nella parte retro del libro, troverete un suo commento su questa storia. E tanti si erano interessati alla storia di Umanoma, e qui chiudo dicendo che proprio nel 2016, finita la sceneggiatura, abbiamo incontrato tanti esponenti importanti del cinema italiano, però ci fermammo poi sul discorso produttivo, proprio perché allora ci fu detto, non voglio fare nomi, che era troppo presto per parlare di un progetto di questo tipo. E troppo presto, col senno di poi, vedendo tutto quello che è successo oggi, forse non era poi così presto. E quindi forse adesso è arrivato il momento di cercare in tutti i modi di raccontare questa storia, dal punto di vista letterario con un libro, ma soprattutto dal punto di vista cinematografico, perché l'obiettivo di Umanoma è quello di arrivare sul grande schermo, proprio perché, come dicevi tu, se vogliamo stimolare le nuove generazioni, il cinema può essere il mezzo migliore. E con Antonio abbiamo deciso di pubblicare il libro, perché, come dice un caro amico che voglio salutare, che è Paolo Genovese, regista, che ogni sceneggiatura in un cassetto diventa carta straccia. E quindi Umanoma nasce come sceneggiatura, diventa libro proprio per poter permettere a quante più persone di leggere questa storia e di leggere la grande vita, la grande iniziativa del professor Giovan Giacomo e quella del professor Giordano, che voglio ringraziare, ma l'avrò ringraziato penso negli ultimi anni centinaia di volte, perché sta portando veramente avanti quella grande mission di suo papà nel migliore dei modi, e non è facile. E oggi stanno arrivando anche i primi successi, perché dopo ci collegheremo con l'avvocato Siniscalchi proprio per parlare del nesso di casualità, quindi stanno arrivando anche le prime condanne finalmente per quanto riguarda il traffico di rifiuti, che questo era il problema principale, che era difficile dimostrare proprio questa correlazione. Oggi sta succedendo il contrario, quindi questo significa che il professor Giordano, suo papà prima e lui adesso, hanno fatto un percorso giusto, hanno portato avanti questa denuncia in maniera adeguata. Grazie. Grazie Carlo Fumo, dopo avremo modo appunto di approfondire anche altri argomenti sempre con te. Ricordo che la prima presentazione del libro che abbiamo fatto ad Oliveto Citra in occasione del premio Sele, dicevamo proprio questo: ecco, il periodo dell'emergenza sanitaria del Covid non ci deve far dimenticare altri drammi. Ecco, professor Antonio Giordano, il dramma ambientale non è solo Covid, oppure anche il Covid ci ha insegnato appunto che il clima va difeso, va protetto sotto tutti i punti di vista. Certamente il Covid, diciamo, è stato un po' anche il risultato di una serie di inadempienze, diciamo, e di situazioni in cui noi professionisti, politici, popolazione, abbiamo un po' così ignorato. L'ambiente, il 90% delle patologie legate alla salute umana dipendono dal nostro ambiente. È chiaro che anche il Covid ha un legame con l'inquinamento ambientale. Nelle regioni dove c'è maggiore inquinamento ambientale c'è una possibilità per questo virus di sopravvivere, ma non solo per il Covid, che così ci ha colpito negli ultimi 2 anni, ma in generale anche per altre
per altre patologie infettive. In questo libro, Carlo è riuscito con questo mix, diciamo, tra romanzo e realtà, perché la storia è reale, perché anche da bambino l'ho vissuta pure io sulla, diciamo, sulla mia pelle, anche se è stata di grande influenza dal punto di vista della mia formazione scientifica. E tutto nacque, lo voglio dire, proprio quando avevo tipo 10-11 anni, e uno dei primi lavori che mio padre fece fu una delle gallerie a Napoli che portavano così a Piazza Vittoria, una galleria che mio padre definiva una tipo una camera a gas, nel senso, bene, perché c'erano tutta la questione dell'inquinamento dovuto alle polveri sottili ed altro, e lui fece questa sperimentazione con gli animali in quella galleria, e dopo circa 2-3 mesi questi animali sviluppavano tumori incredibili, e in tutta quella zona che poi si è andata poi ad allargare a Napoli Nord con la questione delle raffinerie e il Bagnoli con la questione dell'Italsider, gli sversamenti di amianto nella Vellinese e quindi poi anche nelle zone che vanno nella Terra dei Fuochi, e quella fu un qualcosa che mi colpì molto, vedere questi animali che sviluppavano dei tumori terribili, e quell'iniziativa ebbe un piccolo successo, perché per la prima volta misero così delle ariatori all'interno delle gallerie, che era un fatto, diciamo, che era un fatto abbastanza innovativo, anche se fu una battaglia, ricordo, anche politica notevole per cercare di imporre questo, ma là ci fu quasi una sommossa, diciamo, popolare allora per cercare di arrivare a questo. Poi chiaramente sono state altre situazioni gravissime, con il problema dell'amianto, e poi con il problema anche di un conflitto con una parte di una classe medica che erano dei consulenti di una certa politica e di una certa imprenditoria. Questo cocktail è stato letale per l'insulto ambientale di cui oggi paghiamo le conseguenze. E devo dire che una delle prime azioni del non è un caso che il sottosegretario Sileri ci ha invitato qui, non solo come medico, ma perché una delle prime iniziative, quando è arrivato, diciamo, al governo, prima che addirittura scoppiasse, ci fosse contezza su questo problema ambientale, mi contattò e mi nominò come responsabile, diciamo, di un programma tra ambiente, quindi transizione ecologica, e l'Istituto Superiore di Sanità, e quindi instaurando una prima, diciamo, gruppo, una commissione che finalmente ha potuto lavorare indipendentemente. Quindi in un certo tempo ci siamo trovati preparati, quando è stato il momento in cui col Recovery Fund, e questo anche è dovuto al sottosegretario Sileri, abbiamo lavorato in maniera alacre nel cercare di finalmente di dare quelle indicazioni importanti per cercare di tamponare il danno che era stato fatto negli ultimi anni. Quale? Prima di tutto le bonifiche, quindi eliminare il danno, e poi a migliorare i biomonitoraggi sulle popolazioni, quelle popolazioni che vivono in quelle zone e che sono suscettibili a sviluppare una serie di patologie, non solo tumorali, sia ben chiaro, ma anche altre. Ed è quello che, appunto, se voi leggete anche tra le righe del libro, è quello che si batté anche mio padre alla fine degli anni 60, inizio anni 70, con un lavoro che è iniziato all'inizio del 1960, scrivendo la prima mappa della nocività, e dove dimostrò che selvaggia presenza e incontrollata presenza di industrie in determinate zone del napoletane portavano a un aumento di patologie tumorali gravissime. Se si vedono i dati di quel periodo, completamente ignorato, in cui lui chiaramente non fu amato da quella politica, e Carlo lo spiega chiaramente, fu chiaramente amato da quella parte scientifica indipendente. E chiudo dicendo questo, che
La ricerca deve mantenere una propria indipendenza, perché il ruolo della ricerca è di portare e di migliorare quello che è la qualità della nostra salute. Se la ricerca, specialmente in Italia, così viene condizionata, controllata e finanziata dalla politica, perde d'impatto. Quindi alla fine le verità non vengono mai fuori e queste verità scientifiche potrebbero salvare non una, ma milioni e milioni di persone. Il trend sembra essere cambiato, però uso una parola che il professore, che il senatore Sileri potrà essere d'accordo, la prognosi è ancora riservata, insomma, quindi mai abbassare la guardia, perché l'interesse di una certa imprenditoria e ancora di una certa azione politica è ancora un po' malsana, e noi dobbiamo però e ci muoveremo adesso in un ambiente un po' più favorevole, dove finalmente ci sono delle leggi, anche se devono essere ancora affinate, e finalmente abbiamo dei politici illuminati che ci permettono di lavorare indipendentemente su questi programmi. E cito nuovamente, e non lo cito perché io non voto in Italia, quindi essendo in America, quindi non ho nessun interesse nel votare nessuno dei partiti, sia di sinistra che di destra, ma io mi sono legato direttamente a quelli che sono gli uomini che fanno parte di questo governo. Devo dire che per la prima volta in 30 anni io ho potuto svolgere un lavoro e dare un mio contributo su quello che è l'impatto ambientale e la negatività sulla salute umana. È una frase esatta quella che diceva il professor Giordano: la prognosi è ancora riservata, e credo che la dobbiamo tenere bene a mente e cercare di controllare. C'è ancora il sottosegretario Sileri in collegamento. Allora, prego sottosegretario, allora diamo la linea a lei per fare anche una conclusione di questa. Beh, diciamo, ascoltando l'amico Giordano, chiaro che serve fare qualcosa in più, serve sicuramente monitoraggio, ma non solo monitoraggio dell'ambiente, ma monitoraggio delle nostre azioni. Cioè, fare un progetto, e Antonio sa perfettamente quello che abbiamo proposto mesi fa, o valutare i progetti passati con un monitoraggio attento di quelle che sono non solo le finalità, ma i lavori in progress, e quindi con ovviamente una scaletta temporale che consenta di cambiare anche le nostre azioni per valutarne gli esiti, credo che sia francamente fondamentale. Io immagino che questa pandemia che abbiamo vissuto ci consentirà di fare quel cambiamento etico, quel cambiamento culturale, tanto auspicato negli anni passati, ma agognato, ma probabilmente quasi mai raggiunto in forma completa. Ora mi collego al titolo del libro, anche se diciamo rischio di andare fuori tema. Parliamo tanto di virus, no? Oggi, voglio dire, purtroppo quotidianamente, no? Si parla di Covid, si parla di virus, si parla di impatto nelle nostre vite. E vi è purtroppo una correlazione con l'ambiente. È un fatto che questo virus ha determinato più danni laddove maggiore è l'urbanizzazione, laddove maggiore è sicuramente l'inquinamento, in forma diretta e indiretta, legato ovviamente anche alle sottostanti patologie che spesso nelle grandi città si accumulano. Oggi la grande città è sicuramente luogo di sicurezza, perché trovi tutti i beni e i servizi, ma anche luogo di malattia per determinate patologie, e molte di esse sono legate all'inquinamento. Non entro nel merito di ciò che ha detto Antonio Giordano su Terra dei Fuochi e, diciamo, altro maltrattamento dell'ambiente, con le conseguenze oggi ampiamente dimostrate, oggi ampiamente certificate dalla scienza. E da lì dobbiamo partire per tutti quei programmi di prevenzione, di screening e successivamente di cura. Parlo di diciamo
non so, Taranto, ovviamente terra dei fuochi, ma insomma quante sono le terre dei fuochi che ancora oggi purtroppo non conosciamo? Quanto sarebbe utile avere dei registri, delle patologie tumorali? Quindi davvero grazie per diciamo, le parole che avete detto, per questo convegno, e davvero in bocca al lupo per il libro. Grazie. Grazie per il suo intervento al sottosegretario della Salute Pierpaolo Sileri e soprattutto per questo suo contributo alla presentazione del libro. Come diceva prima il professor Antonio Giordano, la prognosi è ancora riservata, cioè nel senso nulla è stato risolto, il clima, l'ambiente dobbiamo difenderlo, proteggerlo. Ricordiamo che nel libro insomma ci sono vari episodi, naturalmente non dobbiamo svelarlo a chi ancora non l'ha letto, ma vari episodi proprio di corruzione e collusione tra l'imprenditoria e la politica, e ci sono tanti fatti raccontati che leggendoli davvero sembrano delle scene cinematografiche, in realtà sono fatti veri. Carlo. Esatto, come diceva il sottosegretario, quei luoghi li abbiamo raccontati, non abbiamo raccontato solo la terra dei fuochi, diciamo che partiamo dagli anni 70 raccontando un po' tutto quello che è successo in Italia, e non solo, abbiamo parlato anche dell'omicidio di Ilaria Alpi in Mogadiscio, poi non voglio dire cose in questo luogo che sicuramente c'è molta correlazione con lo Stato, come ha sempre detto Antonio Giordano, con quella parte di Stato deviata, tra virgolette, e qui ricopre un ruolo importante, e veramente sono anch'io felice, come diceva Antonio, che abbiamo il sottosegretario, non per fare retorica, ma davvero è una di quelle poche persone che in questo periodo, secondo me, nel panorama politico italiano è stata una voce di equilibrio in tutto quello che cerchiamo di capire dove stiamo andando e quello che sta succedendo, e quindi per questo per me rappresenta una di quelle persone che possono cambiare le sorti di questo paese dal punto di vista politico. Umanoma racconta anche questo, cioè il personaggio principale della storia è un onorevole, viene chiamato onorevole mai per nome, proprio per scelta, come ha scritto anche benissimo la recensione lo sceneggiatore Bencivenni, un po' il progetto mette un po' al centro il lettore come protagonista della storia e non i vari personaggi, perché i vari personaggi ricoprono più o meno dei luoghi di potere della nostra nazione, non solo. E sul discorso di far conoscere questa storia nel mondo è molto importante, perché adesso lo vedremo, noi di supporto al libro girammo con Paolo Chiariello, giornalista e scrittore, un documentario proprio di supporto a Umanoma, e questo documentario lo presentammo una prima parte a Mosca circa 4 anni fa, e lì ci fu molto riscontro sulla stampa e molto riscontro in sala, perché non conoscevano di questi argomenti, e non è solo lì, diciamo che per fare tanti esempi che si possono fare anche brevemente, come diceva il sottosegretario di Taranto, quello lo conosciamo tutti, della terra di fuochi lo conosciamo tutti, e come ha sempre detto il professor Giordano e scriviamo qua dentro, la terra di fuochi rappresenta un grande esempio di denuncia, quel territorio, quelle associazioni delle mamme e di tante iniziative che sono state fatte hanno un po' acceso la lampadina in quel luogo su quello che c'è lì, ma non è solamente lì, qui parliamo di Brescia, c'è un collegamento con l'industria di Brescia e tutti sanno a Brescia il problema che c'è, che è molto ampio, e tant'è che poi c'è anche un collegarsi a quelle storie anche internazionali che fanno del traffico dei rifiuti uno dei business principali al mondo, anche più del traffico di droga, quindi non è un argomento da poco, se ne parla troppo poco, e quindi anche da qui viene la voglia di raccontarlo anche sia dal punto di vista letterario nel libro, ma anche dal punto di vista cinematografico. Ultima cosa, la raccontavamo nell'ultima presentazione, collegandoci sempre a tutte quelle cose che non sappiamo. Io quest'estate sono stato in Sardegna, per fortuna, perché chi ha la fortuna di starci, e a Chia, nella zona di Chia, c'è la famosa Penisola Delta, che di pochi ne parlano, che è un sito militare sostanzialmente. La Penisola Delta ha uno dei più grossi inquinamenti chi qualcuno ci può anche magari precisare. La cosa che però mi faceva molto strano è che in quel territorio, turisticamente, il giro in barca in quella zona viene pubblicizzato ovunque, dagli stessi comuni. E questa per me è un'assurdità, perché come non dire ai cittadini quello che magari vedere le foto di quel luogo, quei bambini che fanno le foto con i missili impiantati nella spiaggia sostanzialmente. Sembrerà banale, ma è un qualcosa di molto, come dire, paradossale, andare oggi nel 2021 in Sardegna e trovare in quel territorio pubblicità per andare in quella zona che in realtà è stata dichiarata zona interdetta,
e quindi questo è un po' assurdo, tant'è che poi lì c'è stato anche un processo e finalmente, collegandoci a quel discorso di correlazione, quello è uno dei pochi processi in cui è stato riaperto e forse qualcuno verrà anche condannato in quel caso. Ho detto qualcosa di molto forte, però in quest'aula forse penso sia necessario, proprio tornando al discorso che mi piace scrivere denunciandole le cose, non solamente per fare intrattenimento. Ci vorrebbero più umanoma, se andiamo a scoprire poi tante realtà dove appunto esiste il dramma ambientale. Allora, prima di avviarci ad altre conclusioni appunto su questo incontro, ascoltiamo anche il contributo dell'avvocato penalista Giovanni Siniscalchi, che è segretario generale della Fondazione di Castel Capuano, quindi anche da un punto di vista giuridico ascoltare il suo pensiero su quello che è il dramma ambientale della Terra dei Fuochi. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Mi scuso per non essere lì presente, ma un impegno sopravvenuto mi ha impedito di partecipare ad un evento davvero interessante. Io mi limiterò ad offrire delle brevi riflessioni. Da un lato, complimenti sentiti e meritati all'autore del testo, regista Carlo Fumo, che è riuscito con una prosa ed una metrica davvero interessante a racchiudere due temi estremamente importanti. Da un lato, quello annoso del traffico illegale di rifiuti tossici speciali, e dall'altra parte recuperare alla memoria e ricordare il lavoro, l'impegno scientifico del professore Gian Giacomo Giordano, attraverso un intreccio che è caratterizzato sul piano narrativo anche da colpi di scena e da posizioni davvero avvincenti. Sotto questo profilo io auguro a Carlo di poter realizzare anche un film, che forse era l'idea originaria. E devo dire, sempre sotto il profilo della narrazione, mi ha colpito particolarmente quella dimensione onirica, quando in tre parti del romanzo evidenzia un rapporto tra una donna che io ho immaginato essere la madre terra con un essere umano nelle tre fasi della vita, quando è bambino, quando è un giovane uomo e quando è una persona anziana, evidenziando il differente grado di coscienza e di consapevolezza sui temi dell'ambiente e sul deterioramento della nostra casa. Dall'altra parte è fondamentale ricordare anche l'occasione perduta, come spesso si dice nel libro, e cioè questo impegno del professore Gian Giacomo Giordano, che già 40 anni fa, attraverso il suo ruolo professionale, aveva evidenziato come il degrado ambientale, la poca attenzione per i temi relativi all'ambiente, avrebbero portato poi a una serie di problematiche di carattere sanitario, quindi l'insorgenza di una marea di patologie, di neoplasie. Ma in quella fase il professore Giordano ha vissuto l'indifferenza di molti politici del tempo e in qualche modo il suo grido non è stato ascoltato, addirittura ha subito sulla propria pelle delle vessazioni sotto il profilo professionale. Quello che in qualche modo lascia perplessi e che dopo tanti anni l'opera del figlio, il professore Antonio Giordano, che attraverso l'impegno a Filadelfia con lo Sbarro Institute e dall'altra parte con la cattedra a Siena e con un gruppo di studenti di caratura internazionale svolge da anni un'attività proprio di ricerca libera, volontaria, proprio su queste medesime tematiche, e anche lui ha dovuto, come il papà, subire vessazioni da parte di politici. Ad esempio, di recente uno studio Veritas al quale ha partecipato è stato fortemente, quando una volta pubblicato, ridicolizzato e addirittura censurato da politici locali, a tal punto che ne sono nate anche delle azioni giudiziarie che ho dovuto elaborare insieme al professore Antonio Giordano per in qualche modo tutelare l'immagine e la onorabilità di tutto il gruppo e l'equipe internazionale che aveva svolto questo tipo di attività. Ma in realtà poi le soddisfazioni per il professore Giordano sono venute fuori perché di recente, in un lavoro misto tra l'Istituto Superiore della Sanità e la Procura della Repubblica di Napoli Nord, è stato presentato un rapporto che richiama anche lo studio del professore Giordano e ancora una volta evidenzia tristemente la stretta correlazione, il nesso causale tra la esposizione prolungata ai siti inquinati di popolazioni e l'insorgenza di neoplasie. Si è ancora una volta visto come la qualità della vita in quelle aree territoriali, che non sono solo campane ma ci sono in molte parti del mondo, è una qualità della vita davvero scarsa, e come diritti fondamentali, quelli
quelli alla salute anzitutto e alla libertà anche di potersi muovere, no, in certi ambienti liberamente, sono fortemente compromessi. Ebbene, allora, se ancora oggi esistono queste tentativi da parte delle rappresentanze politiche di minimizzare, di ignorare il tema ambientale, diventa sempre più importante che uomini come il professore Giordano e tutte le forme di ricerca libera continuino ad approfondire questo tipo di tematiche. E questo è un tema al quale noi dovremo far riferimento. Quindi ancora una volta dobbiamo auspicare che ci siano delle evoluzioni sul piano normativo. Già è accaduto col testo unico ambientale del 2006, prima le ipotesi di reati ambientali erano per lo più di natura contravvenzionale, per cui avevano tempi prescrittivi molto brevi e dall'altra parte con la procedura dell'oblazione era possibile estinguere questi reati, quindi l'effetto di deterrenza nei confronti degli organizzatori e dei trafficanti era totalmente inesistente. Tuttavia, ecco, il richiamo che fa Carlo Fumo, e ci tengo a sottolineare, credo proprio a pagina 133 del suo romanzo, di un passaggio di Laudato Si, di questa enciclica di Papa Francesco, è fondamentale. Per ragioni di brevità lui riporta soltanto un segmento che leggerò di qui a un attimo, ma in realtà nella enciclica, sul profilo dell'analisi delle soluzioni dei temi ambientali, il Papa riporta due posizioni estreme e precisa che certamente non sono in grado e non è in grado di poter dare la soluzione ideale ad un tema così articolato e complesso, e certamente si assiste a questo deterioramento della casa comune. Per cui da un lato si evidenzia una posizione estrema che è una scuola di pensiero, ossia sperare, anche in assenza di etica, e questa è una cosa che noi non possiamo accettare, ma che comunque la evoluzione tecnologica possa offrire sempre di più strumenti per risolvere il ciclo virtuoso, no, di smaltimento dei rifiuti, soprattutto quelli speciali, e tutto sommato, a ben comprendere, man mano che la evoluzione tecnologica si realizza, laddove si abbassano sempre di più i costi per procedere allo smaltimento di rifiuti illegali, gli imprenditori saranno sempre più portati inevitabilmente a smaltire in modo legale. Bene. E ringraziamo allora per questo suo intervento sicuramente molto interessante l'avvocato Giovanni Siniscalchi, lo ricordiamo segretario generale della Fondazione Castel Capuano di Napoli. Di terra ne abbiamo una sola, lo diceva il professor Antonio Giordano evidenziando l'enciclica di Papa Francesco. Allora, sogniamo un clima sicuramente diverso e una terra e un ambiente sicuramente diversi. Grazie a Carlo Fumo, grazie, autore del libro Umanoma, grazie al professor Antonio Giordano, sicuramente al sottosegretario Pierpaolo Sileri, che naturalmente è intervenuto a questa presentazione, all'avvocato Giovanni Siniscalchi e al giornalista Paolo Chiariello. Grazie a tutti voi per essere intervenuti. Prego, Carlo. Io voglio solo l'ultimo saluto, voglio ringraziare soprattutto la nostra casa editrice, il gruppo MEA, che ha creduto in questo progetto, sì. E vi auguro buona lettura. Grazie. Grazie a tutti.